Buonasera a tutti, siamo tutti al lavoro per il bene del paese e vi auguro buon lavoro anche a voi. Grazie. Presidente di Camera e Senato aprono il giro di consultazioni. Adesso tocca ai gruppi parlamentari. Cosa diranno al presidente Mattarella per sbloccare la crisi? Quel che è certo è che ci saranno anche i neofondati europeisti. Ma la delegazione avete già decisa? Sarà Sì, composta da chi? no, da noi due. Da voi due. Sì. E avete già discusso anche della linea? Noi andiamo a appoggiare il Conte Ter e poi se non si riesce a fare un accordo andremo a votare. Cioè, non è un problema a votare, no? Come mai Sandra Leonardo non è entrata? Ma forse dovete chiederlo a lei. Ritengo che questo gruppo non era, diciamo, l'idea iniziale con la quale si era partita. E questo governo necessita di avere un governo. Gli italiani chiedono risoluzione alle loro crisi, non aperture di crisi. Questo è il mio slogan. Grazie, vi faccio perdere tempo. Mai con Renzi? Conferma la posizione del suo posto? Assolutamente sì. Mai con Renzi. E quindi però qual è la soluzione? Scusate, non parlo. Sì, però lei ha L'ho già scritto. detto, ho già scritto. Iniziano a uscire veti incrociati e malumori interni. La strada per il Conte-ter è in salita. No, nel caso di Che preincarico, numeri ci lui sarebbero? dovrebbe salire di altri almeno 7-8 senatori, che al momento non ha. No, noi siamo in sostanza ai 156 dall'altro giorno, che sono un'asticella inferiore alla maggioranza di 161, che andava bene per uno in carica, per restare in carica, ma che non va bene per diventare di nuovo Presidente del Consiglio. Il tempo stringe, si continua a guardare ai centristi. Il suo nome è uscito abbastanza negli ultimi Io vi giorni. ringrazio di questo, però vedo che ogni volta che voi citate noi dell'UDC, poi vi scappano gli altri. Tutta Forza Italia decide di stare dentro un governo largo oppure lei rimarrà? Guardi, io seguo la linea del mio presidente, che si chiama Silvio Berlusconi. Un governo Ursula, ma con un presidente del consiglio politico? Credo di sì, comunque fortemente condiviso dalla politica. Personalità della politica che anche in Europa stanno facendo molto bene, ce ne Sassoli? sono. Ma non Gentiloni? tanto, quando faccio nomi io, tra l'altro, non porto nemmeno tanto bene. Che decisioni prenderete? Attenzione. L'apertura a Renzi? Grazie. Nel pomeriggio si riunisce la direzione del PD. Ma dove è l'ingresso? Ma avete fatto pure perdere l'ingresso? Proporre al presidente Mattarella un incarico al presidente Conte. In serata la riunione di Italia Viva. Ma voi siete aperti a tutto, anche un Conte Terra. Noi faremo veti di persone, il problema vero è la politica. Il colpo di scena arriva alla fine. Il senatore Vitali lascia Forza Italia, qualcun altro potrebbe seguirlo. La partita è più aperta che mai. Dove arriverà? Questo non si sa.